Cosa significa contare con i numeri binari? Vediamo di fare un conteggio normalissimo con i numeri decimali, quelli che conosciamo ogni giorno. Se dobbiamo contare, come facciamo? Partiamo dallo 0 e scriviamo le diverse cifre 0, 1, 2, 3 e scriviamo nell'ordine naturale che conosciamo. 5, 6, 7, 8. 9. Quando abbiamo finito le 10 cifre, le cifre che conosciamo da 0 a 9, come facciamo per continuare? Riscriviamo la prima e aggiungiamo un 1 a sinistra. E continuiamo. E quindi dopo lo 0 viene nuovamente l'1 e riportiamo ancora l'1 che c'è a sinistra, poi viene il 2, il 3, sempre riportando l'1, sino a quando raggiungeremo nuovamente il 9 e a questo punto torneremo allo 0 incrementando la cifra a sinistra che da 1 passa a 2. Proviamo adesso con i numeri binari. Con i numeri binari abbiamo solamente due cifre, quindi abbiamo lo 0 e abbiamo l'1. A questo punto abbiamo già finito, quindi in maniera del tutto analoga a quanto facciamo col sistema binario, aggiungiamo, cioè ritorniamo allo 0 e aggiungiamo un 1. E quindi qua possiamo scrivere 1, 1. Qua abbiamo nuovamente finito le due cifre a disposizione, quindi dovremo nuovamente tornare allo 0. Questo sarà ancora 0 e mettiamo una cifra ancora più a sinistra. Questo che cosa significa? Spostiamo un attimo così. Ecco, se no non ce la facciamo più. Questo significa che continuando, qua ci abbiamo 1, 1, 0, 1 e poi ancora 1, 1, 0, 1, 1, 1 e così via. Possiamo continuare ancora. In questo caso avremo nuovamente il cambio di tutti i bit e l'aggiunta di una cifra più significativa a sinistra.